Grazie a un guizzo di Olivier Giroud, il Milan ha sbancato il Maradona, portandosi a casa il bottino pieno nella super sfida con il Napoli, diretta concorrente per lo scudetto insieme all'Inter. Dopo aver giustiziato l'Inter nel derby, Olivier Giroud è stato decisivo anche contro il Napoli. Inter, toro scatenato, la goleada rifilata all'ultima in classifica è stata senz'altro utile per rialzare il livello del morale, rilanciare le ambizioni scudetto per i campioni d'Italia in carica e approfittare dello scontro diretto tra le altre due candidate allo scudetto, Napoli e Milan, dopo un lungo periodo di flessione. Juventus inarrestabile. Non si è arrestata l'ascesa della Juventus, al 14esimo risultato utile consecutivo in campionato, 9 successi e 5 pareggi. L'ultimo a cadere sotto i colpi dei bianconeri di Allegri è stato lo Spezia, battuto di misura con un gol di Morata. Ma la Juventus ha anche sofferto, soprattutto nel secondo tempo con gli ospiti che hanno avuto due limpidissime occasioni per pareggiare i conti. Dammi altri 3 punti. È stato un sabato felice per le due romane, intente a rientrare nella corsa Champions. A tal proposito, i giallorossi hanno vinto di misura lo scontro diretto con l'Atalanta, agganciandola in classifica al 5º posto. Immobile come Piola, la Lazio ha dilagato a Cagliari ed è rimasta ad un solo punto di distanza dal 5º posto occupato da Roma e Atalanta. Quella della Unipol Domus è stata una bella partita, ma solo per i biancocelesti. Il 3-0 è apparso ancora più netto addirittura del punteggio finale. Pareggio con vista, parziale, sull'Europa sarà un caso, ma la sfida del Franchi tra Fiorentina ed Hellas Verona è terminata 1-1 esattamente come all'andata. È stato appena il 4º pareggio in campionato per i viola, il 2º fra le mura amiche dopo quello di gennaio contro il Sassuolo. Sassuolo, avanti con il trio meraviglia, vero che il Sassuolo ha dilagato con il Venezia anche per i 3 rigori a proprio favore, ma c'è stato anche dell'altro nel match del Penso. Bologna e Torino non si fanno del male, un punto a dividere le due squadre in classifica alla vigilia della sfida, il che lasciava presagire una situazione di equilibrio e così è stato. L'Udinese in guai a LA Samp dopo 2 pareggi e una sconfitta, l'Udinese è tornata a ruggire in casa contro una Sampdoria in un momento delicatissimo, al 2º co consecutivo. 3 punti d'oro in chiave salvezza per i friulani di Cioffi, autori di un avvio di gara fulminante. Genoa, il punto non basta più, ennesimo pareggio dell'era Blessen per il Genoa. Ma mai come in questa occasione è stato un pari inutile, tra l'altro contro un'altra diretta concorrente come lo è stato già per Venezia e Salernitana.